Ci vuole disperatamente un intervento allo Stato per difendere l'economia nazionale. Avevamo detto che questo era il governo più atlantista della storia della Repubblica. Adesso scopriamo che è il governo più liberista della storia della Repubblica, perché dopo aver promesso di mettere sul mercato quote di Eni, Enel, di Poste Italiane, con quello che rappresenta Poste per tutto il tessuto sociale italiano, adesso ha concluso l'affare, la vendita di ATI a Lufthansa e la presenta come un grande successo economico del nostro paese. Giorgetti dice mai più aiuti di Stato. In realtà in questa maniera abbiamo definitivamente dismesso un patrimonio della nostra nazione. Una compagnia di bandiera per un paese a vocazione turistica è fondamentale e averla venduta senza magari averla accorpata a qualche altro ramo di aziende di Stato è una perdita secca in termini finanziari ma anche in termini strategici, perché noi saremo subalterni alle scelte della compagnia tedesca. Questi sono i risultati di questo governo, che sta spingendo sulle privatizzazioni più di ogni altro, non comprendendo che invece di fronte alla globalizzazione ci vuole disperatamente un intervento allo Stato per difendere l'economia nazionale, per difendere insieme piccole e medie imprese e grandi campioni nazionali che devono essere necessariamente nelle mani dello Stato. Questo sorprende il silenzio dei sindacati, che invece di erigere delle barriere, delle barricate contro questa realtà, sono tutti contenti perché pensano in questa maniera di salvare i posti di lavoro. Ma è un'illusione, lo sappiamo. Ecco perché noi parliamo di sovranismo sociale. Parliamo di sovranismo sociale perché non è possibile difendere gli interessi nazionali del nostro popolo senza difendere quella parte dell'economia che fa riferimento allo Stato e così tutto il lavoro e la giustizia sociale degli italiani.